Buonasera, buonasera a tutti. Dai, Giacomino, pensaci tu. Vediamo, facciamo proprio un po' di luce, forse va meglio. Buonasera a tutti. Stasera, amici, andremo a fare la mia prossima diretta. Andrò a fare il pollo, il filetto di pollo panato e fritto, e poi con un gratinato con funghi e formaggio. Ho messo un pochettino di musica perché questa musica non riesco a lavorare, spero comunque di aggiungere tante visualizzazioni. Grazie già a chi sta partecipando a questa diretta, Carmelo Signori, a Maria Grazia Farinella, grazie di esserci. Saluto anche a Michelle e Cristina Musa, tutti quelli che stanno adesso per collegarsi. Ciao, vedo anche mia cugina Maria e tutti. Allora, ragazzi, per andare a fare questa ricetta necessita del filetto di pollo, delle uova, della cipollina, 2-3 spicchi d'aglio, capperi, foglie di alloro, parmigiano, della mollica, naturalmente del formaggio. Ho utilizzato due tipi di formaggio, la sottiletta, questa più sottile, e questa qua che è più spessa, la acuta. Poi vi spiego la differenza. È dei champignon in questo caso, no? Poi necessita anche un pochettino di vino bianco e un pochettino di aromi come prezzemolo e basilico. Allora, aspettiamo che si collega un altro po' di persone e iniziamo questa bellissima diretta. Paola, se abbiamo idea, possiamo comunque iniziare. Vi consiglio comunque anche una carta da forno per evitare comunque che si vada a rostare. Allora, amici, siamo qua. Iniziamo. Innanzitutto iniziamo con il pollo. Io qua ho dei filetti di pollo, li ho presi interi. C'è la prima cosa che andiamo a fare, naturalmente, è tagliarne il pollo. Questo è il filetto di pollo, vedete? Non sono un macellaio, ma ci proveremo. Allora, io normalmente quando faccio il filetto di pollo panato e fritto, quando lo faccio a casa non lo vado mai a batterlo, cioè non vado neanche a tagliarlo finemente. Preferisco avere una bella fettona più spessa e più morbida. Allora, il filetto di pollo comunque è semplice da tagliare. Pressare con la mano, prendete un buon coltello e andiamo a dividerlo a metà, in questo modo. A questo punto vado a togliermi i grassetti, vedete? Questo è il filetto di pollo, lo vado ad aprire ancora un altro poco, è troppo spesso. Semplice, semplice. Non lo vado a battere, ma lo vado a tagliare a metà. Eccolo, questo è il primo, questo è il secondo. La stessa cosa vado a fare qua, tolgo la parte del grassetto. Anche qua da questa parte vado a togliere la parte del grassetto e andrò a dividerlo a metà. Vedete? Normalmente, diciamo, il filetto di pollo che il ristorante si va a battere, io non lo andrò a battere, ma solamente ad aprirlo un pochettino, in questo modo, vedete?
qua faccio più spessa l'andrò ad aprire così al portafoglio e voilà, vado a togliere il grassetto, la parte diciamo più grassa, e andrò a dividere il filetto di pollo a metà. Vado per togliere il nervo che c'è qua, il grassetto, e poi lo vado a dividere a metà. Vedete? E questa è la prima operazione. A questo punto vado a sciacquarmi l'asse. Ora, utilizzo sempre queste vaschette un seggetta. Quando vado a fare questi lavori con le uova, per evitare comunque salmonella, perché lo vado a tenere a buttarlo, ed evitare di pulire con candeggina. Queste sono uova freschissime, me le ha appena portate il mio amico contadino da Heidelberg, da Leimen, Ignazio Allegro, che c'ha un pollaio, oltre a fare il cuoco, si diverte ad allevare galline. Vedete belle uova, queste sono uova fresche di allevamento a terra. Nelle uova vado ad aggiungere un pochettino di sale, un pochettino di pepe o spezie, un pizzico di origano e un pochettino di queste croite, che sono quelle che si usano per le palature o per friggere le patatine. Con una forbice mi taglio un po' di prezzemolo e andrò a tagliarlo piccolissimo qui dentro. Vado ad aggiungere anche un pochettino di grana padano, questo riguardando l'uovo, e andrò a sbattere le uova. E voilà, le uova sono sbattute e le mettiamo da parte.
questo altro congenitore, vedete, vado a mettere la mia mollica, perché anche in questo caso usa e getta. E questa è la seconda fotografia. Allora, a questo punto il filetto di pollo lo vado a panare prima con l'uovo e poi naturalmente nella mollica. Una cosa che vi consiglio: utilizzare sempre una mano per panare il filetto di pollo nell'uovo e l'altra mano, quella asciutta, utilizzarla solo per la mollica. Così evitiamo di fare grumi, evitiamo di sporcarci troppo le mani, perché se le mani sono sporche, diciamo, non possiamo parare bene. E questo è il nostro metodo giusto e pulito. Con una mano, sempre con una mano, vado a panare il filetto di pollo, vedete? Con l'altra mano asciutta vado a panare con la mollica, nella mollica. In questo modo avrete sempre una paratura liscia, una paratura pulita e non andiamo a fare grumi. Questa è una cosa che comunque si impara con il mestiere e con l'esperienza. Una mano serve sempre per la panatura, quella asciutta, e l'altra per l'uovo. Vedete, amici, in questo modo avremo sempre le mani pulite, avremo sempre la mollica pulita che non farà grumi o quelle fastidiose palline. Vedete? In cucina meno si sporca e meglio è. L'importante comunque è pulire subito ciò che avete sporcato. Io utilizzo sempre due mani. Una mano la utilizzo per passare la carne nell'uovo, l'altra mano mi ripeto sempre per panare. Così avrò sempre la mano pulita, evito di fare grumi. Che si dice in Italia, che si dice in Sicilia? Che tempo fa da voi? Se avete qualche domanda, comunque potete scriverlo nei commenti e io dopo, quando avrò un pochettino di tempo, risponderò a tutte le vostre domande. Comunque amici, condividete questo video, così anche i vostri amici potranno vederlo e siamo anche un po' in compagnia. Per condividere è semplice, andate in basso e fate condivido nella mia pagina. Più condivisioni ci sono, più io sono contento, perché così la pagina cresce, il gruppo cresce e cresco anch'io con voi. Una mano serve per inzuppare la carne, metti il pollo o quello che sia l'uovo, l'altra mano serve solo per panare. Se voi iniziate a farci un pochettino di pratica, poi come me la cosa vi verrà naturale, così potrete panare o impanare 50, 60, 100 cotolette e avrete sempre la mollica pulita, avete sempre comunque le mani pulite e potete così anche riutilizzare in un secondo tempo la mollica che avete mai.
Un saluto a tutto Palermo, la città che mi ha adottato, un saluto a tutto Sciara, il paese dove sono nato, e un abbraccio alla mia mamma, che penso che mi ci starà guardando. Ciao mamma! La prima cosa, quando ho finito il lavoro, scrivetele sempre il piano di lavoro, gli utenti di lavoro, così dopo non andremo a pulire troppo e avremo sempre comunque un po' di ordine e pulizia. Vedete? Questa è una cosa molto importante. Ordine e pulizia è la prima cosa. Perché comunque io sono a casa. Però se uno è pulito a casa è pulito anche dove lavora. E la stessa cosa vale al contrario, se uno è sporco a casa. Allora, a questo punto andrò a accendere i miei fornelli, tutti e due. Io lavoro sempre con almeno due padelle. In una andrò a versare l'olio per friggere la carne. Nell'altra invece andrò a preparare la base per i funghi. Allora, per i funghi vado a mettere, vado ad utilizzare la margarina. Prendo un cucchiaio di margarina, vedete? Andrò a mettere 3 di aglio con tutta la buccia, tanto lo andrò a togliere, e 2 foglie di alloro. A questo punto mi andrò a tagliare i funghi. Li andrò a tagliare in questo modo, non a fettine perché non le devo mettere sulla pizza, ma a tocchettini. Vedete? Un taglio nel mezzo e poi magari tagliarlo in 3 a 4. Miglioriamo della nostra vita. I migliori anni. Ti piace Renato Zero? A me piace ascoltare Renato Zero, Renato Celentano, Mango, ma soprattutto Eros Ramazzotti. Però quando cucino è meglio che non ascolto Eros Ramazzotti, altrimenti mi ubriaco. Eros Ramazzotti è uno che insomma in cucina va bene. In cui è meglio ascoltare musica seria e rilassante. Adesso che la padella comincia a riscaldarsi, andrò a unire i funghi nella margarina, l'aglio e i fogli d'alloro.
i funghi li vado a tagliare in modo grossolano, li vado a tagliare a spicci, perché le tomate io le tagliare voglia, non vado a tagliarle a fesine finine perché non vanno sulla pizza. E come si dice, non devo risparmiare sulla mia pancia. Se fossimo nei ristoranti, beh, avremmo tagliato in questo modo, se fossimo nei ristoranti. Nei ristoranti si tagliano a fettine fine fine fine, ma vedo a dire, siccome non siamo al ristorante, andiamo a casa del bambino, questo metodo non va bene. Anche perché i funghi si rimpiccioliscono in un modo incredibile, perché i funghi contengono tantissima acqua. Io preferisco tagliarli in questo modo. Ok. A questo punto vado a unire un pizzico di sale. Un po' di pepe nero, un pochettino di prezzemolo, come ho fatto poco fa, utilizzerò la forbice, dei capperi, vedete? E poi andrò ad unire un po' di cipollina. Ok, andremo a unire un pochettino di cipollina. C'è problema di connessione. Vedete? Mettiamo anche questa e lasciamo cucinare a fiamma abbastanza contenuta. Nel frattempo l'olio è abbastanza caldo, andò a friggere la nostra carne, il nostro pollo. Vedete? Vedete i funghi? Cattato un pochettino con la vostra a questo punto, siccome c'ho tempo, amici. Okay. Come c'ho un pochettino di tempo, andrò a tagliare un altro po' di filetto di pollo. Thank you.
Allora, andrò ad alleggiare la carne nella teglia da forno. E nel frattempo andrò a friggere l'acqua. A questo punto qua, nei funghi, andrò ad aggiungere mezzo di vino. Cambio padella perché tanto a me qua mi serve più forte, qua mi serve più leggero. Ora, nella carne che ho appena fritto, tutte che calda, vado a mettere sotto una, due sottilette, la parte di sotto, così la sottiletta con la caloria dell'olio della carne si andrà a sciogliere e andrà comunque a contenere i funghi che andrò a mettere poi sopra. Vede? Questa è la prima operazione. So. Nel frattempo vado a panare anche quest'altro filetto di pollo e ci siamo. Una mano utilizzerò sempre per inzuppare il pollo nell'uovo, l'altra mano per impanare. Così facendo avrò sempre la mollica pulita, le mani pulite e l'uovo e il pollo anche non farà grumi. Vedete? Un occhio sempre alla padella e un occhio sempre alla cuocera, come dice il cucino. Vedete? La mollica rimarrà sempre pulita, non farà grumi. Come avete visto, io non ho battuto il filetto di pollo perché a me piace avere una cotoletta più spessa e non sottile, più morbida. E voilà. Un consiglio che vi do, pulirvi sempre gli utensili di lavoro e la base di lavoro subito. Vedete? Se avete nella vita un pochettino di ordine e pulizia, è la cosa più bella che c'è. Vedete? I funghi stanno funzionando così. A questo punto vado a togliere i tre spicchi di aglio. E le due foglie di alloro.
Vedete, mentre che la carne, il pollo, in questo caso è abbastanza caldo, vado a mettere la sottiletta. Io ne metto due perché a me piace tanto abbondare, ma voi potete metterne anche uno. Vedete, il vino si è evaporato e adesso i funghi inizieranno a dorarsi un po'. Volevo comunque fare un saluto a Cicero di Cerda, che suona il clarinetto, il sassofono nella banda musicale di Cerda. È un ragazzo che comunque ho visto suonare nella banda musicale di Ciccio Vito di Sciara tantissimi anni fa, e che adesso mi ritrovo tra i miei amici, e che l'altro giorno veramente mi ha dato tantissime emozioni questo video, perché ha suonato con maestria il sassofono e sax. Io ho studiato sax quando ero giovane, e poi l'ho visto suonare anche il clarinetto. Perciò grazie Cicero per l'emozione che mi hai donato, e a questo punto saluto e abbraccio la banda musicale di Sciara e la banda musicale di Cerda, che sono le due bande mie del cuore, e spero che comunque nel prossimo futuro potrò avere l'onore di poter con loro suonare in qualche festa del paese. Perciò ciao a tutti i musicisti di Sciara, a tutti i miei ex compagni e a tutti i musicisti di Cerda. Cicero, grandissimo. Allora, guardate amici, a questo punto i funghi sono abbastanza, diciamo, cotti, e li andrò a posizionare qua sopra. Dopo che ho posizionato i funghi sopra la carne, andrò a mettere un altro strato di formaggio. In questo caso utilizzerò questo, che è più spesso, vedete che è molto più spesso, e vado a metterne così. Vado a tagliare a metà, vado a mettere così. Questa facciamo per domani, amore. L'olio è per domani. L'olio è mia cognata. Per il provare che mangiamo sempre troppo. È per domani l'olio questo. Questa sera va bene solo questo.
Ci riprova sempre che mandiamo troppo. Loredana, solo questo per stasera. L'altra per domani. L'altra domani la andremo a fare invece con la Iega Sose e Champignon. Tu sei stato in Germania e la conosci. Allora, amici, a questo punto, vedi, vado a mettere i funghi anche proprio questa carne. Andrò a mettere l'altro strato sopra. Un buon piatto. Abbondiamo ragazzi. Abbondanza non fa carestia. E andrò a questo punto la carne andrò a infornare. Così chiuderemo la diretta. Vedete? Sì. Amici, vi è piaciuta la ricetta? Allora amici, adesso faccio pausa, il tempo che si grattina la carne, metto qui davanti alla finestra, mi fumo la mia sigaretta. Stasera vi ho fatto vedere come si fa la cotoletta di pollo panata e fritta e grattinata al forno con i funghi. Spero che la ricetta comunque vi è piaciuta e che potete farla a casa, è molto squisita. Vado a salutare i miei amici che sono in linea. Saluto a Tania Militello, ciao Tania, un abbraccio anche da Paola. Un saluto a Mariangela Farinella, grazie Mariangela, ciao a Gianni Giambrone. Grazie Gianni, ciao a Gaetano Scilleri, grazie a Franco, ciao a Franco, a Ciccio del Bar del Corso e alle sue belle e stupende figlie. Ciao Ciccio, hai la fortuna di avere queste figlie bellissime, una moglie bella e in gamba. Se volete mangiare i taralli più buoni di tutta la Sicilia, andate da Franco Ciccio a Sciara del Corso. Lui l'ho sempre detto, fa i taralli più buoni di tutta la Sicilia, anche perché utilizza una ricotta, diciamo, di Sciara. Ciao a Tale, l'abbiamo salutata, a Maurizio Benedetta, a Calogero Nasca. Ciao Calogero, un abbraccio alla mamma, dai un bacione alla mamma e a tua sorella Rosalia, in particolare che la voglio tantissimo bene, che è stata mia compagna di scuola. Un abbraccio anche a Totuccio di Lucia, a Giovanni Cirasa. Ah, Cirasa! La cirasa che sciavolo fa, sapi ciutetta mi piglia e mi va, sacavo la cirasa capambena. Ah, la cirasa, che bel cognome che c'hai, Gianni. Sì, friggila, senza che la bruci. Ciao a Piero Corso, ciao a Francesco Barone, un saluto a Carlo Scorsone. Grazie Carlo, ciao Giuseppe Selvaggio, ciao Giuseppe. Mi devo salutare a tua sorella Anna, un abbraccio anche a mamma e papà, a Rosy Siracusa, a tutta la famiglia Siracusa, saluto e voglio bene, un abbraccio anche a Fabrizio Di Pasquale, ciao Fabrizio, a Mariella Passafiume. Guarda la sigaretta si spegne. Saluto anche a Fabio Rosanero, ciao Fabio, Forza Palermo,
Patrizia e Salvo Cagnino, ciao Patrizia e ciao anche a te, a Salvo, Antonietta Papavero, a Vincenzo Della Cotta, vi saluto e vi abbraccio. Buonasera anche a te, Agostino Di Giovanni, allo stuzzichino di Cefalù. Sono un vostro cliente, stuzzichino. Fate veramente dell'ottima pizza. Io sono venuto spesso a mangiare da voi e posso dire che la vostra pizza è favolosa. Un saluto a Jacques Rosonero. Ciao Jacques, buonasera anche a te. Agostino ti saluto, Agostino Ago. A Giacomo e Giuseppe Rizzo, un abbraccio e un saluto a tutta la famiglia Rizzo, Ricciara, Cerda, Palermo e dintorni. Maurizio Canta d'Angelo. Ciao Nunzio, no Maurizio, scusami Nunzio. Ti ho sentito, ti ho visto nelle tue dirette, bravo. Zarella, a Domenico Sinagra. Ciao Mimmo. Ciao a Valeria e a Maurizio Mocciaro. Mocciaro, sono di Cefalù, sono clienti e amici di mio fratello Piero. Piero il rosticciere, che adesso si trova alla Stradale di Lascari con il nuovo locale Rewind di Mucarella Piero il rosticciere. Le migliori arancine Cefalù e dintorni, perché mio fratello è dell'Ancina, fa anche domicilio e provate le pizze che fa il figlio Mario. Mio nipote Mario, non per dirlo, però che pure sia per lo zio Giacomo. Perciò se volete una pizza buona, una pizza pulita, andate al Rewind, alla Stradale di Cefalù e salutatemi tanto a mio nipote. Ciao Mario, sei bello e buono come lo zio. Ciao ad Agostino Di Giovanni, ad Agostino Di Giovanni anche a te. Naser, ciao Naser, Naser sta nel Fesua. Naser è il mio parrucchiere qui in Germania, un carissimo amico algerino tunisino, non mi ricordo, non voglio che poi mi incazzi, no? Naser, dove vieni? Dall'Algeria o dalla Tunisia? Non mi ricordo. Comunque, un abbraccio al mio parrucchiere Naser, che è sposato con una napoletana, un bravissimo parrucchiere, bello, pulito, sistemato, alla massima mia fiducia. Ciao, ma lì va Freud, il chiave francese, con suo Algeria o da Tunisia, e su mia live, vai, il chiave Alec, di sta Algeria, un dentist di sta Tunisia. Il chiave sono italiani, che sa che tu che stai a Gascut, italiani, tu bist the best, the best che sono in Heidelberg, tu bist the best, un nette man, un disfettraudisch, un dane ganze famiglia. Liba Gruser, un file danke immer für deine Arbeit. Ciao Naser, un saluto a mio cugino Daniel da Torino. Daniel, io so parlare poco di rumeno e non lo parlo perché quelle quattro cose che so sono parolacce. Perché come tu ben sai, ho veramente stima e tantissimi amici rumeni in Sicilia, di cui saluto il mio amico Nicolas, Nico. A Christian, Christian, l'altro come si chiama? Adesso c'è la testa confusa. Scusa. A tutta la famiglia, a tutti i miei amici rumeni della Sicilia che amo e rispetto tantissimo. Mi avete insegnato solamente parolacce, perché no, quando verrò a Torino magari tuo cugino mi insegnerai qualche cosa bella in rumeno. Un saluto a Certilongo, un saluto a Telefoni Guercio, no, Telefoni Guercio, a Teloni Guercio, scusate. Un saluto anche a Biagio Scaretta, un saluto anche a Arti Terapie, l'arcobaleno, Arti Terapie sarà. Un saluto a Gnocco da Napoli, ciao, vedo che canti benissimo. Un saluto a te, tutta Napoli, ciao i miei amici di Napoli, voglio bene, amo Napoli, napoletani. Siete veramente un pezzo di cuore, voi napoletani siete come noi siciliani. Vi ho conosciuto, vi ho frequentato e so quello che dico. Perciò amici, Napoli e Palermo siamo uguali. Un grandissimo saluto a mia cugina Silvana D'Angelo. So mio piacere, sì. Ciao D'Angelo, Silvano, un abbraccio a te, alle tue sorelle e a tutta la famiglia. Ciao, un abbraccio. Un abbraccio anche a Maria Bassano, ciao Maria Bassano, Alessandro Cancaci ti saluto, ti voglio bene,
Silvana Daglio, ti ho salutato. Un saluto a mio grandissimo amico Salvatore Curreri. Ciao Toto, tu veramente sei un grandissimo amico, ti voglio bene. Ci conosciamo, non dico dalla nascita, ma dall'elementare, anzi dall'asilo. Ci conosciamo dalla nascita. Sto facendo una cazzata. Ciao Salvatore, saluto a papà e alla mamma. Ciao a Giusy Franciamore. Giusy Franciamore, la volta scorsa l'avevo confusa per un'altra ragazza, ora ho capito chi sei. Tu vivi ad Alessandria e sei, diciamo, la sorella di Alessandro, Mario e Franco. Ciao Giusy, l'altra volta t'avevo confuso. Cioè, perché i Franciamore siete tantissimi, ma siete tutti nel mio cuore. Un saluto ancora a Tania Militello che dice: che bontà i funghi! Questa settimana preparerò questa ottima ricetta. Ci tengo, Tania, fai salta dei funghi, che siano champignon, che siano porcini, uguale comunque, no? Un saluto anche a Miranda, a Belli, a Regina Kreuz. Ah, how are you? Regina Krause, sei tedesca? Non mi ricordo te. Ciao a Giuseppe Nikita, a Matita Latino. Ciao! E Mattia, che Matita? Matita è mio cugino. Mattia Cerline pure, Latino. Ciao Mattia, un abbraccio a te, a tuo papà e a tua sorella. Biagio Catalano ti saluto, Jacques Rosonero, a Mario Di Stefano, grazie, a Carmelo La Spina. Ma quanto siete? Un saluto a Carmelo La Spina, si brucia il pollo. A Rosa Cefalù, ciao zia Rosa! Sei bellissima, zia Rosa! Un abbraccio a te, a tua sorella, alle tue due sorelle, a tua figlia, alle tue due figlie, a Daniela, e l'altro non mi ricordo come si chiama, e anche a mia cognata. Ciao Claudia, ti voglio bene. Giancarlo Oliveri ti saluto, Giovanni Carollo, Jacques Notonero, devo andare veloce, Vincenzo Medica, Giuseppe Di Gioacchino, ciao Giuseppe, Salvatore Viveritto, ti saluto, Fabio Dioniso, ciao Fabio, Paola già mi fa il segno. Salutami a Fabio. Fabio, tu sei un pezzo di cuore, non scordarlo mai, eh? Tu fai parte sempre e comunque nel nostro cuore, perché sei un ragazzo che vogliamo bene, un ragazzo sistemato e pulito, un ragazzo veramente che è rimasto nel cuore di Giacomino e Paola. E non solo. Ciao a Giusy Tumminello, associazione Francesco Viso. Io non sapevo che voi eravate in linea e vi ho salutato. Un abbraccio al maestro. E a tutta la banda musicale di Sciara, grazie di esserci. Alessandro Frangiamore ti saluto. Ciao Alessandro, ti ho appena salutato tramite tua sorella Giusy. Saluti anche a Mario, all'altro tuo fratello, a Crocina Giuseppe, Giovanni Ferrara, Federico Lembo. Ciao Lembo, a te tutta la famiglia Lembo di Palermo, Carmelo Sanelli, grazie Carmelo. Vedi com'è? Ah, amici, io devo finire di salutare perché il polo si sta per bruciare. Carmelo Saeli ti saluto, Tasca Lanza Palermo, grazie di esserci. Massimo Rottino di La Cucivai, di La Cucivai, ciao, che okay, di La Cucivai, non so pronunciarlo. A Calogero Rocchetta, grazie a Salvatore Rini, ciao a tutti Rini. Un abbraccio a te, a famiglia, bellissima famiglia, a Matilde Canzarella, a Thomas Gaglio, Thomas, grazie, Lucia, Luciano Di Pasquale, scusate se sbaglio qualche nome, non c'ho gli occhiali, Agostino Vega. Comunque amici, devo finire i saluti, vi saluto a tutti e vi faccio vedere il risultato finale. Questo è il filetto di pollo panato e gratinato ai funghi. Guardate che bontà. Io adesso andrò a mangiare con la mia moglie e i miei figli. Questa è la nostra cena. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Che condividete comunque questo video, condividete questo video con i vostri amici, così mi fate un po' di pubblicità. Allora, amici, grazie a tutti, vi saluto da Giacomino, pensaci tu. Domani ci vedremo alla prossima diretta. Domani cosa andiamo a fare? Cosa ho detto io poco fa? Ah. Domani comunque mia moglie vuole fatta la stessa, diciamo, cosa, il filetto di pollo fritto che già abbiamo preparato, però con la salsa dei funghi alla Jägersoße. La Jägersoße è una salsa tedesca. Domani andiamo a preparare anche quest'altra
Questa pubblicità sto dicendo, quest'altra pietanza. Un saluto ancora a tutti voi, a Romina Sinagra, vi voglio bene, vi abbraccio. Giacomino, pensaci tu, un abbraccio, condividete con i vostri amici e lasciate un commento, un mi piace. Andate a visitare anche il gruppo di Giacomino, pensaci tu, c'è anche il gruppo, iscrivetevi al gruppo di Giacomino, pensaci tu, aiutatemi a crescere anche il gruppo. Ciao a tutti, un abbraccio da Giacomo e Paola. Ciao.